Miei cari, era da tanto che desideravo presentarvi quest'albero, il cui spirito mi ha donato tanta pace e serenità nei momenti in cui ero sconfortata e depressa per le angosce che la vita riserva a tutti noi. Poi sono tornata a trovarlo nei momenti di gioia per comunicargli il mio stato d'animo. Quest'albero è diventato il mio miglior amico. Consiglio anche a voi di avere un albero per amico. E se abitate in città, raggiungete un posto naturale e cercate un albero, anzi sarà lui a attrarre voi. Quest'albero diventerà per voi come uno psicologo, addirittura gratis, al quale potrete confidare e raccontare tutta la vostra vita. Vedrete che lo spirito, la linfa vitale dell'albero, vi darà tanta forza e tanto coraggio. La meditazione di oggi è una meditazione di rilassamento profondo che serve anche per armonizzare il primo chakra, cioè il chakra della radice, che ci dona forza interiore ed energia sessuale. Ascoltate la meditazione, a presto dalla vostra Patti. Per questa meditazione non è necessario aver fatto anni di pratiche particolari né avere un maestro che la insegni nei dettagli. Questa meditazione è stata donata dagli esseri di luce che desiderano solo il bene per noi e l'ambiente che ci circonda e ospita. Chi connette il suo pensiero con questa meditazione riceve a sua volta energia e si pone in uno stato di purificazione e perfezione per comunicare direttamente con l'universo. Chiunque può praticarla. Immagina di camminare in un luogo per te rilassante. Dopo un po' troverai una collina rivestita di fresca erba verde. Portando il tuo sguardo un po' più lontano, vedi una fonte di acqua limpida. Può essere un piccolo ruscello, un torrente, una cascata, un fiume. Infine, ti incammini verso uno sconfinato prato verde, anzi verdissimo, di un verde smeraldo, dal bagliore quasi accecante. Ci sono tanti alberi, uno in particolare attrae la tua attenzione. Vedi i suoi rami vibrare e i suoi colori aumentare di intensità. Avvicinati a questo albero, che attende solo di mettersi al tuo servizio. Allunga le braccia e appoggia i palmi delle tue mani contro la corteccia dell'albero. Percepirai come se le tue mani penetrino nell'albero, ma questo non ti sorprenderà. Comincerai a sentirti parte dell'albero e, percependo l'armonia che avvolge tutto questo regno amorevole, senza timore, avanza ed entra con tutto te stesso, te stessa, fino a fonderti completamente nell'albero. Adesso che sei nella totale fusione e armonia con l'albero, senti che il tuo corpo prende la forma dell'albero. I piedi e le gambe sono le radici che affondano nella terra, il corpo dall'addome fino alle spalle è il tronco dell'albero, la testa e le braccia sono la chioma e i rami dell'albero che si innalzano verso il cielo. Ora puoi interagire con l'albero e gli elementi della natura. Chiedi alla terra di assorbire le tue energie negative e di trasmutarle in energie positive da distribuire al pianeta, all'ambiente o all'universo. Facendo dei profondi respiri, senti ad ogni espirazione che la terra assorbe le tue energie negative. Potresti anche vedere come la terra le trasforma. Quando senti che la terra ha assorbito e trasmutato ogni energia, concentrati sui rami dell'albero. Senti il vento tra le foglie. Chiedi al vento di prendere i tuoi pensieri pesanti, di condurli al sole, perché li trasformi in pensieri eterei, di energia creativa per l'universo. Senti il vento che raccoglie i tuoi pensieri pesanti e li conduce al sole. Osservali se vuoi, mentre vengono condotti lontano. Ora puoi sentire la leggerezza del tuo corpo, della tua mente, del tuo spirito. Adesso chiedi alla terra di nutrire il tuo corpo con energia vitale e senti la forza della terra che viene assorbita dalle radici. Potresti percepire come una linfa vitale che risale lungo tutto il tuo corpo. Se la tua meditazione è di tipo visiva,
potresti vedere la linfa nella forma del colore rosso dell'energia che si diffonde lungo il tuo corpo. Attendi qualche istante finché ne senti la necessità. Successivamente, allo stesso modo, chiedi al fuoco che proviene dal centro della terra di avvolgerti con l'energia spirituale. Senti il calore che giunge dal centro della terra e si innalza verso il cielo, mentre l'albero assorbe questa energia. Puoi percepire il calore del fuoco, sapendo che non ti sta bruciando. Ora porta la tua concentrazione ai rami dell'albero e chiedi all'acqua di lavarti e dissetarti con una pioggia purificante. Senti la pioggia o osservala se la tua meditazione è visiva, mentre cade su di te attraverso le foglie e scivola sulla corteccia dell'albero fino a penetrare in profondità e purificare ogni parte del tuo corpo. Resta in compagnia dell'acqua finché ne senti l'esigenza. Torna a concentrarti sulla chioma dell'albero e chiedi ora all'aria di inebriarti come energia creativa e rigenerante. Senti l'aria che come una brezza penetra tra le foglie. Se la tua meditazione è visiva, puoi vederla mentre fa dondolare i rami dell'albero. Resta nell'attesa, in compagnia dell'aria, finché ne senti la necessità. Assapora ogni istante di questi momenti e percepisci ora la forza di tutti gli elementi che ancora lavora su di te. Quando senti di aver assorbito l'energia di cui necessiti, in ogni sua forma, con calma, esci dall'albero, ti sarà facile. Semplicemente ti vedrai muovere un passo in avanti e vedrai o percepirai il tuo corpo uscire dall'albero. Resta per un po' con il tuo albero, godendo della pace e della calma che ti avvolge. Quando sei pronto, pronta, saluta il tuo albero. Puoi farlo con un inchino, congiungendo le mani a fiamma, sul cuore o nel modo che meglio preferisci. Poi con calma apri gli occhi e ritorna nella tua realtà.